I just called to say goodbye. I'm gonna die next Friday night. Ebbene, eccoci qua, carissimi amici di YouTube. Oggi andremo a parlare di una storia incredibile, un funerale che praticamente il morto bussa dentro la bara. Voleva che i suoi amici e i familiari lo ricordassero così com'era, stato in vita, un uomo allegro, sempre pronto allo scherzo e alla battuta. Così, prima di morire, il nonno di 8 nipoti ha architettato l'ultimo stratagemma per far ridere tutti, che anche in un momento solitamente triste e delicato della commozione come un funerale. Sty Bradley, veterano di guerra irlandese, ha registrato un messaggio audio in modo che la sua voce sembrasse uscire dalla bara. Al momento della sepoltura, il video registrato dalla figlia è stato pubblicato su Facebook e è diventato virale, che alla fine di questo video andrete a vedere, che io ho preso una parte per farvela vedere, facendo sì che facesse il giro di tutto il mondo. Mentre i cari Stanley piangono e improvvisamente si sente un toc toc proveniente dalla bara. È qualcuno che dice: fatemi uscire, è buio qui dentro. Posso sentirvi? Quello che sento è un prete? Sono nella bara? Riuscite a sentirmi? Istantaneamente le lacrime dei presenti si sono trasformate in risate. Il desiderio di mio padre in questo punto di morte è scritto dalla figlia nella didascalia del video, che ci ha fatto ridere a tutti quando ne avevamo di bisogno. Ti vorrò per sempre bene. Queste sono le parole della figlia. Ebbene ragazzi, vi lascio alla fine del video, la parte finale del video in cui si vede questo morto che ovviamente dice le ultime sue parole e fa ridere, insomma, i suoi parenti, per ricordarlo in una maniera assoluta e diversa da tutti gli altri. Hello? Let me out! Where the fuck are we? Hello? Hello? Let me out the fucking bag in here! Where the fuck am I? Is that priest I can hear? The fuck? Let me out!